questo sì. Allora qui chiaramente se devi spostare qua. Sì, no, se devi prendere due, devi. Sì, è acceso, grazie. Buonasera a tutti, è vero che fa caldo stasera, sì. Fra 10 minuti farà ancora più caldo. A sud del sud, stasera, con Giuseppe Smorto. Che dire? Come facciamo a presentare Giuseppe Smorto che è sempre sul giornale? Non vale la pena spendere due parole. Però una cosa la posso dire. A sud del sud, ma dov'è? Dov'è questo sud del sud? Proprio qua. A presentare Giuseppe Smorto stasera ci sarà il nostro Francesco Martino e ci guiderà in questo cammino, in questo dialogo, e poi apriremo il dibattito con il pubblico. Quindi cominciamo subito, non più di un'ora, quindi tranquillo. Andiamo, Francesco. È acceso. Prova, sì. Ma io mi trovo in situazione particolare, no? Nel senso che poi stranamente mi sono trovato a scoprire che Giuseppe parla anche di Siderma, no? Quindi cominciava a vedere. L'ho letto spesso, anche sti giorni, come diceva lui, l'ho riguardato, anche perché nessuno lo sa, compreso io, vabbè, io per 40 anni sono stato a Torino, quindi non ho girato molto la Calabria, nel senso... E quindi poi scopri che ci sono tante cose in Calabria che non le sa nessuno. Varie iniziative... i paesaggi, la montagna, storie vecchie, e sulla cosa credo che finalmente se ne parla, e che non se ne parla solo, come dicevamo anche l'altra sera in un'altra presentazione di un libro, non si parla solo della 'ndrangheta, no? Perché poi in Calabria non c'è la 'ndrangheta da sola, c'è un insieme di cittadini attivi, cittadinanza, partecipazione, tanto fervore, vediamo anche, lo dicono, abbiamo anche qui come vedete tanti pittori, siamo riusciti anche a coinvolgere altri artisti in queste iniziative, quindi in questi giorni se si fa in giro ci sono, non sai quale posto scegliere, no? Io credo che anche tu lo sai, so che ci sono iniziative in altri posti, di libri, tante altre iniziative, quindi di musica, quindi è un periodo particolare per quanto l'estate, però l'aspetto che credo che ha interessato Giuseppe è che c'è stato finalmente un fervore di iniziative che hanno avuto risonanza, perché la cosa che spesso non si sa è che chiaramente la Calabria, se non muore nessuno, cioè se non muore nessuno non fa notizia, no? Dove le morti sappiamo spesso quali sono, spesso ci nascono i fatti che dovrebbero essere portati alla conoscenza delle persone, gli aspetti positivi o quello che in questa zona, nella Calabria, devono avere più risonanza perché devono svegliare le persone, per i giornali non sono notizia, cioè dire, e questo è, non voglio accusare Giuseppe che ha fatto un libro da leggere, lo dico, però i giornalisti devono smettere di cercare la notizia, cioè il fatto che fa notizia perché la gente vuole quello. E lo dico per mia esperienza, cioè, non è il caso e poi veramente ti passo la parola, i giornalisti non devono andare alla politica a dire ministro mi dica, onorevole mi dica, ministro cosa ha combinato in questo periodo, cioè, ma cosa ha fatto? Smettete di raccontarci alle balle, questa invece prova a raccontare la verità di una parte della cittadinanza, dei cittadini calabresi in questo periodo, che finalmente si stanno svegliando. Non si sa di quanto dura, però ci sono dei periodi che in Calabria ci si sveglia, no? A partire dall'omicidio di Fortunio, io non c'ero qua, c'è stato il periodo di Gatto di cui ti parli, ci sono tanti sacerdoti o preti o
che agiscono, che cercano di lavorare per portare gli aspetti positivi che in questa zona funzionano. Io adesso ti sono un anticipo, se vuoi rispondere tu poi andiamo a vedere alcuni aspetti specifici. Come diceva lui, è impossibile parlare di tutto, perché io gli dicevo, sì, lui parla di almeno 70-80 fatti, persone, quindi ci vorrebbe tranquillamente una giornata intera. Sì. Vedremo di fare alcuni. Va bene, buonasera, grazie, non vi spavento, non me li racconterò tutti 80. In realtà questo libro è un viaggio da cronista, io non sono uno scrittore, io sono un giornalista. E niente, molto semplicemente a un certo punto della mia vita ho pensato di raccontare la Calabria, l'altra faccia della Calabria. Perché la Calabria viene raccontata, in questo faccio anche un po' di autocritica, perché ho lavorato 40 anni a Repubblica, che non sono pochi, però la Calabria viene raccontata solo in termini di cronaca nera. Non esiste un altro racconto della Calabria, ed è o grigia. Quasi sempre la Calabria non ha storie con un lieto fine, quasi mai. E se ci pensate, anche la storia di Mimmo Lucano, che sembrava una storia a lieto fine, è una storia che si avvia verso una brutta fine. Allora io ho fatto un viaggio sul sentiero dei non rassegnati, cioè è qui. Sono capitato per caso a Siderno, perché a Siderno a un certo punto sono arrivato per fare un servizio per il venerdì di Repubblica e ho scoperto la storia di un gruppo di signori e signore, di cittadini, che si trovavano ogni domenica davanti a un ospedale vuoto, no? E è una storia che mi è piaciuta molto, perché ho detto, ma fammi andare a vedere chi sono questi cittadini e soprattutto che cosa vogliono. Ora, siccome la Calabria secondo gli indici LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, arriva al punteggio di 125 quando la sufficienza è 160, quanto è arrivato? 162, quindi peggio ancora. Allora io ho pensato che queste persone andassero raccontate, quindi, ma non ci sono solo loro nel libro, anzi devo dire che Siderno c'è anche molto di passato, però ci sono quelli di Palmi che aspettano un ospedale. Se voi passate da Palmi c'è una zona in cui c'è scritto zona in cui nascerà il nuovo ospedale della Piana, e c'è una zona recintata dove c'è dell'erba. Se andate nella Sibaritide già 3 o 4 volte hanno posato la prima pietra, perché la Calabria è un posto dove posano quasi tante volte le prime pietre e quasi mai le seconde. Qual è la novità? La novità è che c'è appunto tanta gente che si ribella. Adesso questo stasera non c'è un appello alla ribellione e spero che rideremo anche tanto, perché comunque ci sono anche tante storie nel libro che sono storie allegre, di musica, proprio di riscatto delle persone, di cinema, no? E però questo è quello che io ho cercato di portare all'interno del libro, cioè persone che finalmente dicono, ma così non può andare avanti. Perché? Perché comunque la Calabria, che come sapete è ultima secondo tutti i parametri economici possibili. Voi prendete tutte le classifiche del Sole 24 Ore e vedrete che le province calabresi sono ultime. È ultima e prima, questo è un altro dato scandaloso, nel non sapere spendere i soldi europei. Cioè non possiamo veramente, cioè siamo bravi anche in questo. Se penso semplicemente, per tornare solo un attimo a Siderno, lui lo saprà e lo racconterà molto meglio di me, ma per la Casa della Salute i soldi c'erano, è stato fatto un primo bando del 2015, siamo nel 2021 e forse finalmente è partito l'iter, ma se è partito l'iter è partito per gente come lui, e per gente che a un certo punto, perché qui si parla veramente di vita e di morte, cioè la salute, la sanità in Calabria, cioè noi siamo arrivati. E qui non parlo solo di Siderno, parlo dell'intera Calabria. Cioè siamo arrivati, c'è una regione
che è finita in zona rossa solo per l'insufficienza dei suoi servizi. E questo perché? E come mai? Considerato che il 72% del bilancio regionale è destinato alla sanità. Perché succede tutto questo? Bene, questa comunque la sanità, diciamo, era l'argomento più caldo, siccome fa già abbastanza caldo, io vado oltre. Allora, dentro questo libro ci sono anche storie, come dire, di imprenditori, per esempio. Ci sono degli imprenditori che devono aprire una sede finta a Milano o nel milanese, perché non hanno altrimenti la fiducia dei loro interlocutori. Perché qui scontiamo, come dire, un razzismo esattamente come succede in America, dove la polizia ferma 8 volte cittadini di colore, 2 volte bianchi, e noi scontiamo anche la carta d'identità. Purtroppo non, cioè, anche qui entra in campo, come dire, lo stereotipo del calabrese, probabilmente, come tutti gli stereotipi, viene da un'esperienza, no, probabilmente c'è una base, però il risultato è che a parità di condizioni ci sono imprenditori che lavorano peggio, perché, diciamo, cioè, per esempio racconto la storia della fattoria della Piana, che è questo grande, enorme caseificio ormai che sta a Candidone, e questo imprenditore vende il formaggio per la Delta Airlines, però non lo vuole dire a nessuno perché sa che sarebbero problemi. Però lui fa il formaggio in questa, appunto, fattoria che ha dipendenti da 20 nazioni, quindi sapete qual è il territorio in cui, cioè che cos'è la Piana in questo momento. E lui è un ingegnere che in Germania è intanto ha scoperto nel 2008 le biomasse, quindi lui prende tutti gli scarti agricoli di tutta la Piana, li converte in energia, e poi c'è questo caseificio. Questa è una storia che, come diceva Francesco, non in tanti conoscono, ed è una storia forte di imprenditoria. E lui, questo, diciamo, l'amministratore delegato, che si chiama Carmelo Basile, mi ha detto due cose. Mi ha detto: ogni tanto vedo negli occhi dei miei interlocutori, quando io vado a comprare i macchinari, questi mi guardano e mi dicono: ma questo pagherà, no? Cioè, questa cosa. E la seconda cosa che mi ha detto, lui ha fatto una grande operazione, lui ha preso il latte, lui prende il latte di tutti i pastori della Piana. Allora un giorno un pastore è andato là e ha detto, che lui è figlio di un carabiniere che da Palermo fu trasferito a Reggio perché aveva indagato sul bandito Giuliano, c'è anche questa storia qui. Allora un giorno un pastore gli fa: per essere figlio di un carabiniere sembrate una brava persona. Quindi questo è un po', come dire, l'ambiente in cui certi imprenditori lavorano. Quindi dentro questo libro ci sono tante storie di questo tipo, e ci sono anche storie che io non ho fatto in tempo a mettere, perché adesso, girando, sono alla quinta presentazione e spero che ne seguano molte altre. E, come dire, le storie arrivano, e sono storie, come diceva Francesco, non sono storie conosciute. Tanto per capirci, no? Tu la prima parte parti proprio da qua, quindi il primo capitolo, per chi voglia leggerlo, parte da loro. Sì. E fa tutti gli esempi loro, visto che sì, qui siamo in questa zona, se racconti primo capitolo, così vediamo. E poi... No, la Locride, ve lo dico con grande sincerità, la Locride è una parolaccia per gran parte dell'Italia. La Locride è una parolaccia, sì, la Locride. Così, detta un po' così. E, no, io racconto, ma non perché sia il primo capitolo è Locride, perché il primo capitolo è Goel. Sì. E il racconto di Goel, che oramai è una grande impresa sociale, e che, tra l'altro, con un link ormai molto stretto con la comunità Progetto Sud di Lamezia, quindi parliamo, tanto per intenderci, di preti e sacerdoti, come diceva, perché pare che in questo periodo, mi pare anche un dato molto positivo, il riscatto, la voglia di riscatto
nasca proprio lì, nasca proprio nell'area cattolica. Insomma, Goel, che è una cooperativa che mi pare che abbia 47 imprese, 47 sì, imprese della Locride, più Progetto Sud, fanno, stiamo parlando di 1000 posti di lavoro, 1000 posti di lavoro, cioè quindi 1000 posti di lavoro sono, è una delle più grandi aziende della Calabria. E quindi io racconto queste cose qui, insomma, una cosa che non ho fatto in tempo a mettere, però che la dico lo stesso, è che molto spesso si dice in Calabria lo Stato non c'è, no? Però c'è il seguente paradosso. La somma dei, non del fatturato, il PIL dei pensionati, cioè quello, tutto quello che i pensionati che vivono in Calabria guadagnano è superiore a quello che la Calabria produce in termini di agricoltura e manifatturiero. E quindi c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di dare delle possibilità economiche a questa terra, c'è un discorso economico che adesso non avremo stasera il tempo di fare, ma in Calabria sono in arrivo 2 miliardi e mezzo contati male dal recovery fund, quindi c'è una grande paura da cittadino di come questi soldi verranno spesi, chi li amministrerà, abbiamo una classe politica all'altezza, boh, non lo so, abbiamo le elezioni, sì, chi votare, boh, io penso che si debba, non è più un problema di destra o di sinistra, si debba ragionare per grandi, per obiettivi, per infrastrutture sociali. Cosa manca alla Calabria? Scuole, ospedali. Come facciamo a tenere i nostri ragazzi qui? Solamente se abbiamo delle scuole che funzionano e che non siano l'eroismo dei singoli insegnanti. Solamente se abbiamo degli ospedali che funzionano, perché io racconto la storia di un posto che sta a 4 ore e mezza di treno locale da qui, anche se siamo sullo Ionio, che si chiama Cariati, che è una cittadina con un borgo antico bellissimo, piena di emigranti, tutti andati in Germania. Questi emigranti tornano, già hanno la casa, si fanno la casa al paese, però dicono: se non ho l'ospedale, io non torno, perché ho bisogno dell'ospedale. Allora a Cariati l'ospedale è stato chiuso, chiuso, come è stato chiuso Siderno, però lì entrano anche degli equilibri, è un po' differente, però qui lì l'ospedale è stato chiuso, allora lì l'hanno occupato l'ospedale, una ventina di ragazzi, di anziani, eccetera, da novembre c'è l'ospedale chiuso, e da novembre c'è l'ospedale occupato. Allora, a un certo punto, durante la pandemia, scusa se sono lungo, ma no, chiude subito. No, va bene, poi dico due cose. È arrivato Gino Strada, no? Gino Strada, che è uno che fa gli ospedali, al di là uno può dire non sono d'accordo politicamente con Gino Strada, ma tecnicamente Gino Strada è uno che giù il cappello per quello che ha fatto. Allora, Gino Strada è arrivato a... c'era la zona, c'era la pandemia anche in Calabria, la zona rossa, hanno tutti invocato l'arrivo di Gino Strada. Allora Gino Strada è arrivato, buongiorno, sono Gino Strada. Allora a Crotone gli hanno detto: sì, ecco Gino Strada, se potete gestire come emergency un padiglione, che è come dire all'amministratore delegato della Ferrari: senti, c'ho la 500 rotta, mi aggiusti la candela, perché uno che ha fatto un ospedale in Sudan disegnato da Renzo Piano, cioè un ospedale in Sudan abituato a ogni giorno a gestire migliaia di pazienti, di feriti, in zone di guerra, eccetera, tu gli offri di gestire il padiglione. Allora Gino Strada ha detto sì, ha detto io ringrazio, però ha detto: se volete io potrei gestire l'ospedale di Cariati. Gli ha detto così, ha detto: io veramente da domani vengo qua con i miei medici e vi gestisco l'ospedale di Cariati. Non gli hanno nemmeno risposto. Non gli hanno nemmeno risposto. Allora, noi avevamo contattato, grazie a Mimmo Lucano che ne avevi parlato, che lo conosce, no? Avevamo contattato Gino Strada, no? Lui era disponibile, gli avevamo mandato anche le foto, gli avevamo dato dell'interno, la struttura, noi abbiamo dato delle foto, vi parlo di novembre. Quando ha fatto il suo lavoro, che era sul Covid, non l'hanno più
ce l'hanno trascurato, per non dire parolaccia, nel senso che lui si è trovato in situazione, se non mi chiamano, tu è stato chiamato per quella fase emergenziale, però che venga uno, perché poi deve essere sinceri, c'è uno che fa funzionare la sanità, qui non serve, cioè noi dobbiamo essere cattivi, nel senso che una persona che faccia realmente funzionare il pubblico non serve, nel senso che chiaramente, credo che anche lui lo sappia, tutti i politici e tutte le strutture della Calabria, da Catanzaro a Reggio a Cosenza, le varie strutture private hanno un politico o qualcuno in regione che sono collegati, si possono pure fare i nomi, in caso estremo sono i fratelli Gentile, però quando tu parli scopri chiaramente che questi qui, cioè non è possibile che Cosenza abbia numericamente più strutture convenzionate, private di quanti sono i comuni della provincia o quasi, prima cioè, sono 100 comuni in provincia di Cosenza, sono 97 strutture private convenzionate, non esiste, cioè da chi fa piccole analisi e chi fa cose importanti, poi ci sono i Greco a Cosenza da quelle parti, sono delle grosse strutture che coprono, ma anche qui poi veramente veniamo, cambiamo il discorso, nel senso parliamo di altro, e che qui in pratica alla fine c'è un centro qui da noi che sostituisce, cioè la vera struttura, cioè la vera sanità pubblica è quella privata, l'altra non esiste, è inutile nasconderci, cioè, qui ormai ci si è abituati, perché qualsiasi cosa, io sono a Torino, tra l'altro sono ancora residente a Torino, quindi dovrò andare a visitarmi a Torino, però sto da 6 anni, sono qua, voglio dire, 5-6 anni, allora se uno ha bisogno di qualcosa ormai è abituato che va direttamente al privato. No, anche perché spesso, e mi è capitato oggi, cioè, sono strutture eccezionali. Sì, no, ma io su quello non li metto in discussione. Appunto, no, in discussione è il fatto che la sanità pubblica non funzioni. Ma io ti faccio ridere, adesso posso dire una cosa, no? Oggi io sono andato a parlare con il dottor Scafini, che è il direttore generale e il commissario dell'ASP di Reggio Calabria, per discutere della casa della salute di Siderno. E gli abbiamo chiesto in pratica dei soldi per comprare un po' di strumentazione. Noi abbiamo lì dei dottori che non hanno strumentazione, che fa ridere, no? Se trovate uno specialista, cioè non hanno nemmeno il portaocchiali per visitare la vista, cioè non sto scherzando, mi è arrivata la comunicazione oggi pomeriggio che devo portarla a Reggio, in cui è scritto che gli stanno chiedendo il portaocchiali per misurare la vista, cioè non esiste, è una cosa fuori dal mondo, non stiamo parlando di uno strumento complesso, costeranno 5 euro, non lo so quanto un portachiale può costare, quello che si mette per la vista. L'oculista che c'è qui è questo, poi gli ha fatto le richieste, forse ci sono le complesse, ma ho problemi. Ci diceva di rivolgersi a queste strutture, i club service, tanto per capirsi, per non fare dei nomi, dice fatevi finanziare da questi, ho detto io guarda, quelli possono finanziarci, però prima deve provvedere il pubblico. Cioè noi siamo al punto che per misurarti la vista vai qui, dove c'è l'ex ospedale, non c'è quello che ci mette gli occhiali, cioè le lenti per poterti fare la visita, ma diciamo, ma è possibile, cioè questa è la realtà, no, vediamo, sì. Detto che forse i soldi ce li trova, quindi forse marzo, aprile inizieranno i lavori, non lo so io, però che non ci sia un portaocchiali per usare la vista, e da, non dico terzo mondo perché li offendiamo, perché dobbiamo smettere di dire il terzo mondo, cioè, in un paese come questo non può esistere che un portaocchiali non esista per andare a misurare la vista. Non parliamo di strumenti complessi, veramente, quando l'ho visto, nessuno ci crede. Questa è la realtà. Poi, finalmente, finisco su questa parte, andiamo su altro, a partire da me, visto che abbiamo nominato, c'è una situazione in cui, in pratica, perché siamo partiti da noi? Ma lo dico, no, come diceva lui, perché la gente deve rivolgersi in vari modi, cioè rivoltarsi, ma non è rivoltarsi significa tirare le pietre, perché l'errore che spesso si fa, io lo dico, cioè non è quelli che dicono facciamo questo, facciamo quello, là, voi non siete cattivi, voi non siete duri, cioè quello fa ridere, nel senso che uno deve avere qui che manca la costanza, perché quello che al nord c'è, poi si è vissuto anche a Torino da quel poco che so, cioè quelli al nord non sono diversi da noi, al nord poi chi ha fatto quelli che erano gli anni 70 sono stati i meridionali, gli operai della Fiat erano meridionali, non erano, c'erano anche quelli del nord, cioè quelli che hanno trasformato l'Italia, una parte sono i calabresi, cioè i napoletani, i pugliesi, che sono andati a trasformare con la loro mobilitazione, senza fare niente di grosso, quello che non si riesce a capire, è che qui quando arriviamo qua sembra che il mondo è diverso,
si parte in situazioni in cui si è diverso, si ha paura perché si conosce quello, c'è l'amico, quando si parla tra di noi lo possiamo dire, cioè io non posso andare in un posto perché forse lì c'è il mio parente, non posso fare una palestra perché sei quello, cioè non dobbiamo uscire ecco, guarda, c'è un concetto interessante secondo me, che è un concetto proprio, ne ho sentito parlare l'altra sera e mi ritrovo moltissimo. Molto spesso in Calabria e nella politica calabrese, che poi è quella che muove tutto, vince il concetto di fedeltà, non vince il concetto di merito. Cioè tu sei fedele a me e io ti favorisco e io ti aiuto. E questo è profondamente sbagliato. Questo è il massimo. Ma racconto una storia che sembra non c'entra niente, invece c'entra molto. C'è un regista italo-americano che si chiama Carpignano, che ha scelto di vivere a Gioia Tauro e ha fatto un bellissimo film che si chiama La Ciambra ed è stato premiato a Cannes per La Ciambra. Ha fatto un altro bellissimo film, sempre ambientato in Calabria, ma stiamo parlando di produzioni internazionali, stiamo parlando di Martin Scorsese che l'ha prodotto, cioè non stiamo parlando di, cioè è come il libro di Obama e il mio libro, c'è lo stesso livello, di la stessa proporzione, quindi questo è un gigante, diciamo un gigante del cinema. A Cannes quest'anno è stato ancora una volta premiato. Allora che è successo? Che un giornalista si è accorto di un fatto strano, cioè la regione Calabria, che fa sempre comunicati, anche se in Australia un benzinaio calabrese vince un premio come migliore benzinaio, la regione Calabria dice calabrese si fa onore in Australia, eccetera, non ha fatto, dice come mai la regione Calabria, che distribuisce bei soldi con la Film Commission presieduta tra l'altro da Giovanni Minoli nella migliore tradizione che noi le persone le andiamo a prendere da fuori, vabbè, detto anche questo, dice come mai la regione Calabria non ha fatto un comunicato per una cosa così bella, perché parliamo di arte, parliamo del Festival di Cannes. Allora si è scoperto che questo Carpignano aveva fatto domanda, questo non c'è nel libro, lo racconto perché l'ho appena saputo ed è una storia bellissima. Carpignano aveva fatto domanda alla Film Commission calabrese per avere un finanziamento per un film. Allora la Film Commission calabrese, insieme a qualche buona cosa, ha finanziato veramente delle Muccinate. Adesso no, magari, ecco, Muccino, facciamo Muccino, l'esempio è Muccino, 1.600.000 euro. Dice, ma come mai non ha fatto? Allora si è scoperto che Carpignano aveva fatto sì la domanda per avere un finanziamento, ma non aveva allegato il curriculum, o il curriculum non era fatto nel modo giusto, quindi esattamente come succede ai vostri figli, ai vostri fratelli, che devono fare curriculum europeo, in formato europeo, allora vai su Google. Allora questo qua, che è un artista veramente a livello mondiale, è stato scartato dalla Film Commission calabrese perché aveva fatto male il curriculum. In realtà è stato scartato perché non era di nessuno, perché non era fedele a nessuno. Allora, allargando e restringendo il discorso, fino a quando ci sarà questo tipo di sindrome di appartenenza, chiamiamolo così, perché tu appartieni a me, che poi è un'espressione che noi dicevamo anche ai bambini, è un'espressione affettuosa a cui apparteni, cioè non è sempre, però è diventata, diciamo, nella visione una cosa che gruppi, fratellanze, logge, partiti naturalmente. Questo blocco maledetto blocca la Calabria, cioè il blocco di quelli che vogliono che resti tutto così. Lo sai che a Siderno c'è una scuola cinematografica calabrese? Questo non lo sai. A Siderno c'è la scuola l'unica scuola calabrese sulla cinematografica, che è qui da queste parti, quindi era un 2-3 anni e ha fatto, diciamo, oltre che delle comparse, attraverso loro sono arrivati dei film abbastanza di certo valore, quindi adesso non... e ci sono, diciamo, anche registi, e tra l'altro c'è Mimmo Calopresti di mezzo.
certo, il direttore, sì, così ci vediamo. Certo. Mimmo Calopresti, grande persona. E quindi c'è Mimmo, quindi, che io conosco da Torino. Basta sanità. Basta sanità. Altro aspetto che tu avevi accennato, no? Perché poi questo rapporto, da una parte si attacca un'esperienza che ha portato la Calabria a livello internazionale, no? Che è quella di Lucano, no? Nel senso chiaramente che l'hanno fatto il cuore, nel senso che chiaramente che qui quando c'è qualcosa di positivo, poi Mimmo, che conosco, poi aver sbagliato, quindi non lo stiamo difendendo nessuno per partito preso, poi poter raccontare tante cose. Però la grossa che era un'esperienza che finalmente aveva fatto uscire fuori dal cono d'ombra anche questa zona, no? Perché l'opera, come tu dicevi, la Locro è anche questo, come Goel che tu parlavi, e ci sono tante altre cose che ci sono. Quindi il problema grosso è che poi c'è stato chiuso in Calabria, non è stato Salvini che ha iniziato proprio per togliersi, è stato Minniti che di Reggio Calabria, quindi c'è, cioè, questo tipo di persona che riusciva ad essere un personaggio internazionale che serviva anche a rilanciare dal punto di vista turistico la zona, no? È stata chiusa, verrà chiusa con difficoltà enorme, quindi. Però questo è perché, come dicevi tu, gli agganci non sono quelli giusti, la politica non ti appoggia, la magistratura, ma lo dico senza cose, io ti posso raccontare che seguo un sacco di iniziative qua. Se abbiamo delle puzze da anni, che se c'è stato un giudice, che si sia, e lo sanno, 800 metri da qua, che puzza, si devono lodi, e se c'è stato uno che si sia alzato per dire ma cosa succede qua, c'è una fabbrica che forse riusciamo a liberare, c'è un'altra che ha i terreni che hanno un valore di cloroformio di 1550 volte, dati del gennaio scorso, adesso non sono quelli noi, ma che un giudice si sia alzato a dire ma cosa succede, ma guarda, questi dati gli arrivano perché io lo so, e poi l'importante è arrestare le persone. Cioè io, c'è l'aspetto tranchettista, nessuno lo nega, bisogna però che la Calabria sia anche queste cose qua, perché si perde fiducia anche nella magistratura. Cioè io lo dico, dal punto di vista formale il giudice deve fare il giudice, poi può fare anche il politico, però in Calabria ci sono tante cose che stranamente sanità, sappiamo tutti tutta la questione dei rimborsi doppi, adesso non voglio ripetere sulla sanità. Però gli altri aspetti, ma qui non esistono. Cioè, è possibile che, lo dico, qui puzza tutto, ci sono dei giorni che è possibile vivere, perché lì lo sapete, io ho la fortuna di vivere più distante. Ci sono dei giorni che qui non si vive, nessuno si è mosso. Allora, perché tu parli di Siderno, ma io ti parlo di Siderno, tu parli di Siderno, ma io ti parlo di Crotone, ti parlo di... insomma, la Crotone, dico Crotone perché è la realtà che conosco di più, e cioè una città contadina, cioè un'area contadina. Il crotonese era il granaio d'Italia, lotte contadine, melissa, cioè nomi storici, il vino, il Ciro, eccetera. Improvvisamente hanno deciso di fare delle indusse, cioè c'è stato un momento in cui l'ultima soluzione possibile per la Calabria fosse quella di aprire delle industrie. Allora, se voi andate adesso a Crotone, andateci in treno una volta e guardate quanti minuti di treno ci vogliono per, come dire, superare la zona da bonificare vicino a Crotone, targata Montedison e targata Eni, no? Stessa cosa la liquichimica di Saline, che è più vicina a noi. Noi siamo abituati alla liquichimica di Saline, ma quando tu racconti la liquichimica di Saline a un non reggino, dicono: sai che questa fabbrica non ha mai aperto. Ci sono gli operai che hanno preso la cassa integrazione per tutta la vita, no? Gioia Tauro, che è una grandissima operazione di riconversione del territorio, perché lì vogliono fare, lì arriva Andreotti e dice facciamo il centro siderurgico, quando già la siderurgia era in crisi, lo fa per una forma di elargizione legata adesso storicamente alla rivolta del capoluogo, insomma è una cosa troppo lunga da spiegare, però diciamo, a Reggio tocca questo quinto centro siderurgico nella zona di Gioia Tauro. Devastano la piana di Gioia Tauro, fanno questa grande spianata,
per accorgersi poi che la siderurgia era già in crisi e conveniva potenziare Taranto, e cioè l'Ilva. Allora, siamo stati fortunati, diciamo, una delle poche volte in cui si può dire che la Calabria sia stata fortunata. Qual è stata la seconda fortuna? Che c'è questa spianata, un armatore passa con l'aereo e dice: ma questo è un porto canale, questo è perfetto per i container, anzi è largo, è larghissimo, ma perché non facciamo un porto container? Quello, l'armatore di Genova. Quindi cosa è successo? Non per una scelta politica, non per un'intuizione politica, io non voglio essere qualunquista, la politica è la prima forma di espressione dei cittadini, ma per l'intuizione di un imprenditore, quell'area è stata salvata. Quell'area è stata salvata e il porto di Gioia Tauro nel 2020 ha il più 25% di movimento container. Che cosa è successo però al porto di Gioia Tauro? E questa è una cosa che nel libro non ho fatto in tempo a scrivere perché l'ho saputa dopo. Che a un certo punto un certo ministro Burlando, genovese, ministro dei trasporti, dice al presidente delle ferrovie, e questo certificato sta dentro un altro libro che è appena uscito, di un meridionalista vitale, dice: se tu fai il collegamento del treno dal porto alla ferrovia, io ti caccio da presidente delle ferrovie. Cioè quello che avrebbe, come dire, che avrebbe favorito lo sviluppo totale di Gioia Tauro fu bloccato da un ministro in base naturalmente a una forma di protezione del proprio territorio, perché Burlando proteggeva la sua area elettorale, proteggeva Genova. Nonostante tutto questo, Gioia Tauro è il porto che è diventato, il collegamento ferroviario è stato inaugurato meno di un anno fa e ci possono andare ancora solo i treni diesel, quindi quel porto lì funziona come un'isola, cioè arrivano i container, arrivano, scaricano, poi arrivano altre navi e ricaricano, cioè potrebbe quel porto lì potrebbe solo stare solo di passaggio, no? Ma non so come siamo arrivati al porto, però ma quello di, vabbè, questo di Genova di Burlando si sapeva, adesso sì, è una storia sì, però scritta fa ancora più impressione. Sì, non è un caso. Quindi, insomma, c'è Livorno, che hanno priorizzato sia Livorno, dove c'è l'area di Piombino, quell'area lì, e sia Genova, quindi in pratica invece che diventare questo il porto del Mediterraneo, in pratica, e poi l'altro è Trieste, in pratica vanno direttamente con le navi o a Trieste o a Genova, perché poi lì ci sono le ferrovie esatte, quelle giuste, ma anche perché lì c'erano precedentemente, quello adesso mi soffermo. Normalmente quando parlo, il problema qui che si parte, virgolette, arretrati, usiamo una parola che non mi piace, cioè non sono stati fatti mai investimenti, non diciamo arretrati perché non è corretto, cioè, nel senso che noi scontiamo tutte le deficienze, le cose non fatte in questi anni, quindi quando tu devi fare qualsiasi investimento, al nord trovi tutto. Io faccio l'esempio, Torino nello spazio di 4-5 anni ha fatto due aperture della sindone, no? E poi ha fatto i campionati olimpici, perché lì ci sono le strutture, ci sono tutta l'organizzazione. Quindi a Napoli è impossibile fare, dico Napoli per dire una cosa, perché non ci sono queste strutture, non ci sono i soldi, non sono investimenti nemmeno dei privati, no? E quindi si sconta questo, diciamo, che non hai le cose fatte, bisogna investire di più. Invece lì gli stadi ci sono, vabbè, al di fuori che ha fatto pure, tra virgolette, ha fatto a Cesano una pista che finiva sul Chisone, tanto per intenderci, quella dello sci di un chilometro finiva sul Chisone e poi l'hanno dovuta girare, quindi questo si può anche, non sempre solo la Calabria sbaglia, no? Quindi, e però lì hanno fatto anche il Bob che non ha senso, sono stati abbandonati, quindi anche questi sono investimenti sbagliati. Però qui noi partiamo dal presupposto che anche queste iniziative che noi che stiamo facendo, noi partiamo da zero, grazie a te che vieni, no? Nel senso che poi lui è venuto gratuito, noi qui non scuso. No, grazie a voi, ma questo per dirti, noi qua lavoriamo su pochi soldi, sul nostro impegno. Chiaramente se tu ti trovi in un'altra realtà, come dicevi tu, vengono finanziati anche dalla regione, no? Noi un finanziamento non l'avremo mai, no? Quindi anche questo pesa, quindi fin quando al sud non avrà grossi investimenti, ma grossissimi, noi ci troviamo in questa situazione. Perché non le puoi fare? Ci campionati di famosi di calcio che piacciono tanto, dove li fai? In quali stadi li fai?
voglio dire, idem le Olimpiadi qui, l'unica cosa che siamo... Mi orienterei verso gli obiettivi più raggiungibili. No, adesso qui stanno lanciando la LOG come capitale della cultura nel 2025, no? Però, capisci, qui parte da zero. Però quando si fanno queste cose, arrivano un casino di soldi, si riuscirà a vincere questa. A Torino, quando si faceva la sindonica, poi sono arrivati un sacco di soldi, dico Torino perché ci ho vissuto. E Torino hanno rinnovato il centro, quindi se qui arrivassero dei fondi per queste cose, che dobbiamo riuscire a progettare e costringere che le facciano in queste zone, perché poi posso no, ti faccio un paio di esempi così sparsi. Chiediamoci, diciamo, i Bronzi Riace, noi su quanto indotto portano i Bronzi Riace in rapporto a quello che sono loro, no? Cioè, quando i Bronzi Riace vengono scoperti e poi vanno in restauro a Firenze, vengono esposti a Firenze e io ho visto il Debrian, c'era un Debrian di un foglietto, dice saranno esposti i Bronzi Riace. La mostra doveva durare 2 settimane ed è durata 6 mesi e mezzo. Fecero le manifestazioni per i Bronzi, cioè a Firenze c'erano i cartelli, lasciateci i Bronzi, lasciateci vedere i Bronzi. Insomma, chiediamoci adesso, c'è un bravissimo direttore adesso, insomma, per cui si spera. Però vi faccio un esempio invece bello e positivo. Io ieri sera ero a Crotone, per un effetto che secondo me non c'è solo a Crotone, però Crotone se l'è venduto benissimo. Per un effetto di venti e di conformazione del fondale, perché c'è una scogliera a circa 300 metri che crea un'onda particolare, Crotone, guardate che nelle classifiche è al 107° posto in quasi tutti i parametri. 107° posto vuol dire ultima. Allora, che hanno fatto a Crotone? Ma veramente una roba di qualche anno fa. Hanno mandato il messaggio che a Crotone c'è l'onda perfetta. Quindi a Crotone vanno ad allenarsi per tutto l'anno atleti che arrivano dalla Finlandia, dalla Norvegia, cioè gente che fa vela, windsurf, eccetera. Tutte cose che non puoi fare al chiuso, non puoi fare al coperto, non è che puoi coprire il mare. No, per cui arrivano questi e questa cosa porta a Crotone circa 12.000 pernottamenti l'anno. 12.000 prenotamenti l'anno vogliono dire posti di lavoro, vogliono dire pubblicità. Adesso c'è una velista che alle Olimpiadi, che si chiama Zennaro, mi pare, che si allena tutto l'anno a Crotone. Adesso dobbiamo tifare per lei perché è ottava, mi pare, in classe laser, se non sbaglio. E noi questo dobbiamo fare, ma con delle io non sono tanto d'accordo con te quando dice si servono, ovviamente servono gli investimenti, ma certe volte serve anche una visione, una razionalità, no? Io intendo sempre sul fatto che tu, chiaramente, se non hai quelli è difficile partire, certo. Però sei un'idea progettuale, no? Certo. Quindi tipo, facevo l'esempio della LOG, no? Nel senso che poi si parlava, ecco, adesso facciamo un esempio più semplice, Roccella col suo Festival Jazz sembrava che avesse dei problemi quest'anno perché i bandi che ha fatto la regione dice tu devi avere almeno 350.000, cioè spendere 350.000 soldi, cioè euro, cioè i bandi vengono finanziati se tu hai tante spese che Roccella non l'ha mai avuto, quindi Roccella rischia adesso, li troveranno, di non essere finanziato quest'anno. È un festival che ha il 41° anno, se certo. Non sbaglio, cioè, che è a livello internazionale, no? Quindi ormai, che tra l'altro è stato branco da gente di Siderno, tra virgolette, da gente che era qua. Ma c'è un famoso jazzista di Siderno. Piero Cusato, l'abbiamo festeggiato il 4 di luglio, noi qui abbiamo. E ti dico una cosa, il prossimo anno, se riusciremo, faremo una grossissima iniziativa dedicata. Per aprile si pensava, però lo dico così, il prossimo anno per Piero Cusato vedremo di fare una grossissima iniziativa che serva per lanciare anche su questo aspetto, quindi che ero uno di quelli che suonava a Roccella. Forse qualche domanda al pubblico prima. Sì, siamo... Ma io non so, però i sidernesi non conoscevano Piero Cusato.
Perché non gliel'avete fatto conoscere voi? È colpa vostra? Non eravamo nati. Dopo che siamo nati, gliel'abbiamo fatto conoscere. Dove sono, scusate, perché... Vogliamo sentire se c'è qualche domanda dal pubblico? Sì, io penso che sia la cosa migliore. Allora, qua c'è il microfono, basta alzare la manina e il microfono arriva. Ecco. Prego. Se viene avanti è meglio. Qualcuno che lo accompagna. Ah, c'è sì, la... Sì. Non c'è. Non arriva il tiro. C'è uno... No, ce l'abbiamo, no. Arriva il filo fino là. No, ma venga, sì. Viene qui. Va bene, perfetto. Sì, poi parliamo anche del campus. Comunque volevo dire che le cose funzionano molto bene se non funzionano. Poi parliamo dell'unica. Sì. Tu puoi parlare anche lui perché lui si è laureato. Sì, sì, sì. Eccoci qua. Buonasera. Passamente se non facciamo un reverber, questa parte. Scusa. Eccoci, arriva. Ci siamo qua. Ecco, perfetto, va bene? Buonasera. Io prendo la parola solo per un motivo. Io sono una di quelle arrabbiatissime per le cose della Calabria che non vanno. Per tutto quello che voi avete detto questa sera. E con questa pandemia, l'avere questa pandemia mi ha ancora di più rattristata, perché io mi sarei aspettata, io sono per le cose che vengano fatte, e tante volte i convegni rifiuto di partecipare, perché ormai delle cose che si dovrebbero fare ne abbiamo abbastanza, si dovrebbero fare. Del fatto che vogliamo finanziamenti, ne abbiamo abbastanza. Io ritengo che non sia solo il finanziamento, che sia prima l'idea che bisogna che si presenti e poi praticamente. E io vi voglio ringraziare per questa serata, perché date coraggio quando fate di queste cose. Perché ci incoraggiamo a parlare, ci incoraggiamo a dire. Io ero intenzionata a mandare una lettera al ministro Speranza, a dire: ma la Calabria è sempre dietro con questa sanità, e perché qua mancano i posti letto, e perché questo, e perché quello, e quindi siete, come avete detto prima, zona rossa, perché c'è pericolo che noi non abbiamo dove mettere gli ammalati. Ma se noi sappiamo che non abbiamo dove mettere gli ammalati, avremo dei tanti soldi, che cosa aspettiamo? Battiamoci per avere questi ospedali, lasciamo stare se comanda questo o comanda quell'altro, una volta tanto cambiamo registro, no? Io credo che l'appello che venga da voi, soft questa sera, è proprio questo, cerchiamo di cambiare registro. Dico, mi sono sbagliato, ho capito questo vostro intento oppure ho capito male? Io ritengo, per esempio, ci sono stati i rappresentanti sindacali l'altro giorno, non li hanno nemmeno pubblicizzati, c'era gente che non sapeva che a Siderno ci sarebbero stati i rappresentanti dei tre sindacati più importanti d'Italia. Perché non li hanno pubblicizzati? Perché si voleva che nessuno sentisse quello che venivano a dire Sbarra, Bombardieri e Landini. Non so. Io non tanto vi chiedo di scrivere libri, di riflettere, ma dire che cosa va fatto perché questa regione, come poco fa avete finito di dire, non sia sempre ultima. Ci sono i vaccini ed è ultima, ci sono da fare gli ospedali ed è ultima, c'è da sviluppare l'economia ed è ultima. Insomma, quando cominceremo ad essere penultimi? Domani. Grazie. Rispondi tu. Grazie. Certo. No, niente, veramente niente da aggiungere, se no che ci vedo. C'è qualcun altro, altrimenti sì. Farò un'altra domanda io, non so chi ci sia. C'è qualcuno? Basta alzare la mano, mica ci vuole tanto. È in attesa. Stavo accennando a lui, no? L'altro, un grosso punto fondamentale, finalmente abbiamo delle università validissime, come tu pensai, no? Poi Cosimo è uscito da quell'esperienza, quindi dirlo è l'unica, ne sai molto più di me, quindi forse la puoi fare tu la domanda.
E devo dire che l'esperienza dell'Università della Calabria, non dell'Università di Cosenza, l'Università della Calabria, UNICAL, è un'esperienza unica in Italia. È un'università che è nata come campus e che aveva qualcosa di speciale, cioè praticamente raccoglieva tutti gli studenti che venivano da famiglie poco abbienti e che grazie poi allo studio sono venuti su. Ora, la riflessione che facevo con i miei colleghi con i quali ci sentiamo è che per formare una classe dirigente non si forma da sera a mattina, ci vogliono almeno 40 anni. Bene, stanno passando questi 40 anni, qualche cosa si comincia a muovere e credo che sia proprio l'effetto di questa classe dirigente che sta venendo su. Ora, prendere coscienza non è neanche tanto immediato, perché si tratta di spezzare delle tradizioni, si tratta di cambiare punti di vista e questo è scomodo. Andare a rompere quei legami fatti di parentele, fatti di strani patti, non è facile. Però se c'è una classe dirigente, questo potrà essere fatto. Mi auguro che nel corso di questi anni qualche cosa si manifesti in maniera sostanziale, perché cominciano ad esserci le menti pronte ad affrontare le questioni. Un'altra cosa che mi veniva da dire mentre voi parlavate è che da un lato ci sono le nostre deficienze dovute chiaramente allo stesso motivo, mancanza di classe dirigente. Ma dall'altro canto ci sono delle responsabilità grosse che vengono da apparati superiori. Io faccio una piccola riflessione. Quando il commissario alla sanità calabrese viene nominato dal vertice nazionale, la responsabilità non può essere fatta ricadere sulla regione Calabria o sui calabresi. E queste sono responsabilità che vanno ben evidenziate, ad ognuno la sua. Tu stavi parlando prima del porto di Gioia Tauro. Bene, lo sapevamo, chi doveva sapere, sapeva che mancavano 3 km di linea ferrata, 3 km, non 300 né 3000, 3 km di linea ferrata per unire il porto di Gioia Tauro alla rete ferroviaria nazionale elettrificata. Non è stato fatto. Ma il motivo per cui non si fanno le cose non è tanto nel fatto che non sappiamo, è che non vogliamo. A certi livelli non si vogliono. È necessaria la classe politica, è necessaria la classe dirigente, ma è necessaria la classe dirigente che nasce sul territorio. Noi siamo un po' come un pezzo d'Africa attaccato all'Europa. Se immaginiamo gli inglesi che vengono a governarci, noi africani, noi che siamo pezzo d'Africa, e non lo so questi inglesi quali interessi potranno portare avanti. Provate voi ad immaginare che tipo di rapporti cominceranno ad instaurare con gli indigeni del posto, legami strani, chissà. Mi torna in mente un fatto che veniva raccontato ai metà 1800, gli inglesi erano di casa, specialmente in Sicilia. E uno di questi era stato preso di mira dall'allora mafia. Beh, non fece altro che presentare istanze di protesta e la cosa si risolse subito. Mi chiedo io, ma come mai? Ecco, sono domande che già si danno la risposta da sé. Ti ripasso la parola. Mancano 8 minuti, abbiamo detto che chiudiamo per le 11. Grazie all'intervento della signora, non ho veramente niente da aggiungere, se non che la signora parlava dell'informazione, no? Non ci hanno fatto sapere. In realtà c'è un ulteriore problema che stiamo vivendo in questi anni, che ci informiamo in un modo molto strano. Quello che era il primato dei giornali non c'è più il primato della televisione, cioè
noi le cose le sappiamo un po' in un modo, un po' in un altro, un po'. Voi sapete che il presidente del Brasile è stato eletto grazie a una catena di WhatsApp che mandavano in giro notizie false. Quindi c'è un'esigenza di buona informazione. Un secondo. Anche Trump mi sta dicendo. Esatto, anche da. Quindi io questo, veramente il libro l'ho fatto anche per questo, di cercare di mettere veramente per iscritto tante cose che poi veramente la gente, ma soprattutto i non calabresi, cioè io l'ho fatto soprattutto per i non calabresi, proprio perché l'immagine della Calabria è purtroppo quella lì, diciamo, non sempre, grazie a Dio, poi io sono sempre circondato da persone che io porto nella mia città, che è Reggio, io vivo a Roma, però la mia città è Reggio, ah, dice, sai, non pensavo che fosse così, ma veramente, ma... Ah, che bello questo, che bella quest'altro, eccetera. Per cui ti posso raccontare un fatto, no, che fa ridere, però nello stesso tempo fa riflettere. Mi trovavo a Piacenza a pranzo da amici piacentini, non ci conoscevamo, e la persona che era seduta vicino a me, cercando di attaccare il bottone, quindi di intavolare un discorso, e mi dice, ma voi giù avete la mafia. E io, in maniera seria, gli ho detto, no, non è vero, non ce l'abbiamo più. Non l'avete più? La meraviglia, gli è scattata la meraviglia sul volto. Dico, no, la mafia ce l'avete qua, noi non ce l'abbiamo più. Quindi l'immagine del fatto stesso, no, che noi vestiamo in certo modo, no? Quando gli dici che non è vero, gli fa senso, cioè perdi questa, come dire, questo mito, ecco, questo mito. Quindi svestiamoci da certi miti. Sì, comunque, insomma, torno un attimo allora a quello che diceva la signora. Dico, per fortuna partiamo, lui ha fatto un esempio veramente interessante, che è quello dell'Unical, cioè che se per esempio se c'è un posto dove non siamo ultimi sono le università, per fortuna. Che cosa succede però? Per esempio l'Unical è un posto dove c'è un campus disegnato da Gregotti, cioè un posto, è un'università adesso con le dovute proporzioni, ma è un campus americano, c'ha tre teatri, tre bar, tre ristoranti. Qual è il problema dell'Unical? Che l'Unical, come diceva lui, c'è molti studenti poveri. Cosa fa? Gli studenti poveri non pagano le tasse, quindi in partenza l'Unical è svantaggiata rispetto a un'università di Milano. L'Unical è quarta tra le grandi università, l'Unical è quarta, ma per informatica è più su, adesso non so se primo o secondo, ci sono le aziende giapponesi, NTT Data, per esempio, che aprono le start-up all'interno dell'Università della Calabria. Però fino a quando non si colma questo gap, per cui l'Università della Calabria, cioè Arcacavata, Cosenza, come la vogliamo chiamare, Arcavaca, Cosenza, eccetera, prende meno finanziamenti degli altri, è chiaro che anche in questo caso noi partiamo indietro, no? Quindi che cosa bisogna fare? Come diceva la signora, bisogna serenamente fare sentire la propria voce. Che, insomma, non c'è bisogno di essere... insomma, la Calabria ha una bella tradizione anche di rivolte, quasi tutte finite male, era meglio che non ci... Era meglio, se penso a Reggio, il disastro post-rivolta, con tutti quei morti e con tutti quei guai che sono capitati. Quindi... Però far sentire la propria voce e diciamo è anche il senso, e con questo io vi ringrazio, se non ci sono altre... Dicevo che tu ci stai provando a far sentire l'altra voce. Ecco, esattamente questo, io ho cercato di far sentire l'altra voce. Ringraziamo Giuseppe, grazie, speriamo di trovarlo tra qualche altro anno con un altro libro, noi siamo disponibili. Questo, qualche volta a trovarti qui che ti trovi. Quello sempre, anche perché ho dei carissimi parenti, quindi anzi mi scuso con loro perché non sono venuto prima qui. Grazie tanto. Allora, per domani
l'applauso lo vogliamo, chiaramente, lo vogliamo, ma appena finisco di parlare. Allora, domani presenteremo Dominio di Marco Derano. E che cos'è questo racconto? È semplicemente la storia di come nasce la guerra dei ricchi contro i poveri. E dentro le pagine di Dominio, ve lo anticipo già da adesso, Dominio non è un libro che si legge, è un libro di 200 pagine, ma ci vogliono 2 mesi per leggerlo, per assaporarlo, farlo proprio. È scritto in lingua italiana pure fluente, lo si leggerebbe pure in un giorno, però chi comincia a leggerlo sente la necessità di soffermarsi giorni su una stessa pagina. E cosa racconta? Ci spiega perché noi siamo messi così, da dove è nata questa, come si dice, questa volontà di lasciarci in questo limbo. Quindi io vi invito tutti quanti voi a non mancare domani, e continuo a ringraziare ancora Giuseppe e anche loro certamente che sono. Grazie a tutti e arrivederci a domani.